meglio che ci facete parlare uomini e uomini. Non, oh, non sentite questo. Leonora, facetemi a caso. La ragazza non sente, potete parlare. Facetemi capire quali hanno il problema vostro. Che quando mi tocco. Ah, che cosa? Che cosa? O pipistrello, mi sento muscia e addormento. E avete provato il fatto di quella pillola che fa bene? Fa bene. È quella pillola che fa togliere tutte le cose malamente, tutti i malasseri, tutti i maloni. Ma posso fare contento, mi hanno dato un nominativo, ma pigliere. Perché se voi vi sentite questo fatto del pipistrello, quando lo toccate si addorma. Ho fatto non viene bene, signor Leonardo, è davvero che ma non mi intromette, ma ha detto che si addormenta solo di giorno. E diceva, scusate, ma è normale, perché quello solo di notte stare sveglio. Ma non viene proprio che se la notte si scende, ma è bello. Non è vero, la notte è peggio ancora. Ov'è? E allora è morto. Sì, bravo, si addorme pure la notte, è davvero che è morto. E è morto, sta morendo. Guardate, vi do un consiglio, se fosse proprio così come che pure si dorme di giorno e dorme pure la notte, non va pigliate pillole, non va accattate, ma non vi operate, stesso voi, aprite le gambe, sbattite i piedi in terra, quello se ne cade da solo, non sentite dolore. Ma sente meglio. Sì, e l'ha fermato, trovate un pensiero, avete capito? Per rapite il coccio, sbattite i piedi in terra, ma perché deve morire, non ci capisco, perché deve morire? Per qual è il motivo? Io penso che avevo fatto la notte, ho fatto i giorni, sarà l'età. Bravo, è l'età. A questa età così è, l'età mia no. Avete detto una sciocchezza tutti e due. Di chi l'ha lo sento frischetto vostro, ma da credo. Ma perché lo tenete tu? Tu, in te. Gesù, ma perché voi quando avete mio? Chi hai uno solo, ma è buono, ancora da morire. Tu quando ne hai? Io tengo uno solo, che lo può morire. I canarini a casa, ma perché come te potete morire, canarini, ecco se fidanzate mio. Oh, canarino, ma capite che mi? Sto parlando roba, mi sto. Hai ragione, mi sto parlando roba con la stella, non ho po' pollice. O pollastrella, a che è? È una gallina, quanti è? No, O pulpo, ma che è? Non si può dire che sta parlando. Sta parlando? Sta parlando del polpastrello. O polpastrello, che c'è? Un bel polpastrello, forse questo è questo. Ma io ce lo dico sempre. Leona, quando hai intenzione di dire qualche cosa che non sai dire? Mettete sotto il titolo, sotto la panza. Aspetta, venite da così, signora, venite qua. Ditemi. Battete lo stesso camazzo, scusate. Ah! Salutate, salutate. Ma che fino già se ne è finito? Come l'ha preso? Tu dici, disgraziato. O polpastrello, polpastrello, o polipostrello. Niente. Tu che togli la fama agli assetati. Sì. Tu che togli la sete agli affamati. Tu contrario, si leva la fame agli affamati e la sete agli assetati. Ma buon derante, non voglio così. Cafone, arcivista Cafone. Ma tu sei un meglio Cafone, tu sei un vero Cafone, tu sei Nuddie Cafone. Grazie assai. La poesia si intitola Nuddie Cafone. Bravo. O fedeli discepoli, o amanti delle parabole, o fissati di tutte le antenne, cari telespettatori, bevete. Questo è il suo vino, va buon sangue. Ed è mangiate, questo è il suo pane. Questo io ho pane Cafone. Da oggi in offerta speciale, ci sono 3 per 2. Approfittate, favorite, piaciuta? Bello, poesia mi si affusa Lumino. Questo direi bello, niente. Mi vengono così, spontaneamente. Cose dell'altro mondo, cose dell'altro mondo. E che... Guarda! Oh, sommo Cafone, luce dei miei occhi, mi presento, il mio vero nome è Dante Alberghiere, un fratello bombiere. Ah, benissimo. Ho analizzato 3 tipi di fortuna. Sì. Praticamente ci stanno 3 categorie di fortuna. La prima è detta raris, è capita una sola volta nella vita. La seconda è detta una tandem, e può capitare anche più di una volta. Infine la terza ed ultima è detta sempum, praticamente un mazzo scassato. Oh boy, che se tiene bello! Niente! Cose sciambezzine, cose della... Si intitola Amore tragico. Mi credeva che eri vergine, e invece te ne vedi collant. Soccola! Si vengono così. Buongiorno signora bella. Buongiorno, ma secondo voi è sempre buongiorno con chi sarete a me? Madonna mia, questo uomo veramente è un Cafone, non si capisce mai quando parla. Ma dillo vero, è un Cafone. Mi dicete una cosa, ma voi siete fidanzata? Ma voi tenete a chi? Dicete mai. Ma quando mai? Ma posso dare mazzia? Io voglio dire una passione per voi. Ma quando noi lavoriamo insieme? Ma stamattina proprio questo vi volevo dire, perché siete uomo di monte. Uomo del monte. Ah, l'uomo del monte. Monte di pietà. Ma il monte di pietà, io sono l'uomo del monte. Ah,